quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi. Ciao a tutti, siamo qui con Rachele Invernizzi, che è la donna che forse più di ogni altra persona in Italia rappresenta quello che è il mondo della canapa. E Rachele ha partecipato anche alle nostre visioni 2040, ai nostri documenti, insomma è una storia storica di Italia che cambia e finalmente riusciamo a intervistarla. Rachele, ci vuoi raccontare innanzitutto la tua storia personale? Cos'è che ti ha portato al sud Italia e a fare questa scelta particolare? Ciao a tutti, sono Rachele, gestisco South Temp, che è un impianto di prima trasformazione di paglia di canapa in Puglia, a Taranto. Che cosa mi ha portato a voler cambiare vita? Una vita a Milano che non mi diceva più niente, non mi si confaceva più in assoluto. E a un certo punto ho avuto questa grande illuminazione di fare canapa e nel momento giusto. Sicuramente la grande fortuna è che sono entrata in un momento in cui finalmente si stava aprendo un grande spiraglio per la canapa, per cui un ricontatto con la natura, un lavoro in sinergia con l'agricoltura e una gran voglia di dare una mano a un'Italia che deve cambiare in assoluto, partendo dall'agricoltura che è l'origine della vita. Tu sei arrivata al sud Italia e cosa hai fatto inizialmente? Il primo anno era il 2012, abbiamo iniziato a fare dei campi sperimentali per capire se era possibile o no fare canapa. Alla fine andava bene e da lì tutto lo sviluppo. 2013 abbiamo aperto South Temp, 2014 abbiamo avuto l'impianto e da lì in poi filiera per approvvigionare l'impianto, e quest'anno 2016 abbiamo fatto 350 ettari, 11 regioni del sud Italia con più di 120 aziende. Per chi non conoscesse la coltivazione della canapa, cosa fa South Temp nello specifico? Ma di base facciamo filiera, per cui ti diamo il seme che ci procuriamo da più fornitori in modo di avere più scelta come varietà, e da lì ti diamo le tecniche agricole, ti teniamo comunque nel gruppo delle persone che stanno coltivando nelle regioni, nei territori e nel sud Italia fondamentalmente, e alla fine ritiriamo il prodotto, che è la cosa più importante. Il fatto di fare canapa è stato molto fermo per tanto tempo, perché di fatto a chi vendiamo poi il prodotto? L'agricoltura produce se ha dei tornaconto, se no no. Aprendo l'impianto di prima trasformazione abbiamo reso possibile il fatto di fare canapa in generale. La cosa più bella è poter fare doppia produzione, per cui seme alimentare e poi paglia. La canapa è un materiale molto versatile, cosa ci si può fare? Ci sono principalmente le due filiere, per cui con quella del seme si fa oggi principalmente alimentare, superfood, farmaceutica, perché comunque nei fiori ci sono dei principi attivi molto interessanti, non stupefacenti, che sono veramente molto utili per la salute dell'uomo, e per cui quella è tutta la parte apicale. Invece con la nostra parte, che è la bacchetta, si fa industria vera e propria, per cui bioplastiche, carta, automotive, bioedilizia molto importante, zootecnia, agricoltura. Cos'è per te l'Italia che cambia? Non noi, ma come concetto più generale. È un'Italia che considera il bene comune, che considera il fatto di poter condividere, il fatto di poter portare la popolazione a stare meglio nella consapevolezza, e c'è un sacco di lavoro da fare sicuramente, però l'Italia deve cambiare, ha il potenziale, è una nazione meravigliosa, ci sono dei panorami, ci sono dei potenziali umani, ci sono delle persone meravigliose, e per cui l'Italia cambierà grazie all'unione di tutte queste belle realtà che voi state mettendo in rete. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.